Lick, ben ritrovati miei cari avventori del Luisona Bar Calcio. E chi l'avrebbe mai detto che questo pomeriggio di 10 settembre si sarebbe rivelato essere veramente denso di novità. Mi ero preparato, avevo preparato il video sulla falsariga di quello di uscito ieri pomeriggio, ossia il consiglio per gli acquisti, no? In alternativa alla punta Supriaga, e avevo pronto i miei nomi. Beh, mi va ad uscire la nuova notizia, eh? Qual è la nuova notizia? Che è, fatemi dire, clamoroso. Per il momento è data solamente dalla Gazzetta dello Sport. Ho cercato in giro, ma non ho ancora trovato nessun'altra fonte che ne parli. Però, insomma, è in prima pagina della Gazzetta dello Sport, che in teoria è un giornale che non dovrebbe sparare di questa portata, in quanto hanno scritto, no, in questo primo pomeriggio, hanno dato la notizia che Edoardo Vergani, l'attaccante giovane 19enne dell'Inter, sarebbe vicinissimo, ripeto, vicinissimo alla firma con il Bologna Football Club. Lo ripeto, per i distratti, per gli alcolisti anonimi, che si spera che su questo canale abbondino, Edoardo Vergani pare essere stravicino al Bologna. È un ragazzo, come poc'anzi è detto, di 19 anni, ne farà 20 il 6 febbraio, è un ragazzo che è stato capocannoniere dell'Under 17, facendo 4 reti e totalizzando in tutto in Under 17 in nazionale italiana 23 presenze e 17 reti. Quindi numeri importanti. Ha addirittura disputato il Viareggio con i colori nerazzurri, giocando 3 partite segnando un gol, ma un gol pesantissimo, in quanto ha segnato nella partita finale contro la Fiorentina, che ha dato la vittoria, quindi alla propria squadra del torneo. È un ragazzo che io sono andato a vedere perché, sono sincero, miei cari avventori, non conoscevo, l'avevo sì sentito nominare, non so se ve lo ricordate, l'anno scorso nella trattativa che stava per portare Dzeko all'Inter, e si parlava che la Roma, oltre ovviamente del conguaglio economico, volesse in cambio anche il cartellino di Edoardo Vergani. Quindi sulla scia dello scambio Nainggolan-Zaniolo. Quindi l'Inter all'epoca, l'anno scorso, rifiutò perché appunto non voleva fare la frittata che aveva già fatto con Zaniolo. In quanto i Vergani, si dice negli ambienti di chi il calcio lo mastica giorno e notte, quindi siamo nell'ambiente giusto perché qui il Luigiona lo mastica giorno e notte, si dice che Vergani sia un ragazzo dal sicuro accertato. Io quindi cosa ho fatto? Sono andato subito a googolare, ho aperto YouTube, ho digitato Vergani Skills, ho digitato Vergani Skills e mi sono guardato un po' di video, e devo ammettere, no, che da queste Skills, dove tutti i giocatori sembrano molto buoni, però effettivamente Vergani pare abbia veramente dei colpi interessanti. Allora, che cosa ne deduco da questo video, da questi video che ho visto? È un giocatore che, nonostante la giovane età, ha una fisicità veramente importante. Sembra di vedere fisicamente Petagna, cioè un giocatore ben messo, c'ha una fisicità molto importante, ma che appunto non gli esclude di essere anche un giocatore tecnico, in quanto in quello che ho visto ha nello scatto, dribbling, giochi di tacco, si porta la palla con delle serpentine, con dei giochi di gambe veramente importanti, è veramente interessante. Tra l'altro colpisce la palla anche in maniera molto precisa e desta quasi scalpore che in primavera nell'Inter ancora non si è riuscito a scoppiare. Perché dico così? E veniamo quindi alle note dolenti.
perché l'anno scorso, cioè quest'anno che si è appena concluso, il giocatore non è riuscito a trovare uno spazio come lui sperava, ha fatto solamente 10 presenze e una rete e poi è stato rimandato nella categoria prima, che mi pare sia la Berretti, però non vorrei dire una amenità, ma se la dico sono nel posto giusto. Pertanto Vergani, ripeto, pare essere un nuovo giocatore del Bologna. Seguiremo le evoluzioni, vedremo se questa sparata di questo primo pomeriggio si rivelerà essere corretta. Perché inizio video ho detto mi ha sparigliato le carte? Perché io oggi vi volevo portare, no, il mio nome in alternativa a Supriaga. Perché, come tutti ben sappiamo, Supriaga è una trattativa ancora in essere che l'arrivo di Vergani tra l'altro non esclude. Ripeto, l'arrivo di Vergani non esclude la chiusura della trattativa su Supriaga. Assolutamente no. Quindi il Bologna è ancora fortissimo sull'ucraino. Però dove sta l'inghippo? L'inghippo sta che c'è, come ho già detto, su questo fantastico canale a cui tu, avventore, sei sicuramente iscritto. Ne è vero. Fai subito, iscriviti in questo momento, altrimenti. Bravo. C'è anche il Milan adesso, sembra su Supriaga, e la Dinamo di Kiev chiede 15 milioni di euro. Pertanto, il Bologna adesso si è assicurata Vergani, secondo me, come paracadute. Nel senso, se non riusciamo a prendere Supriaga, ecco che comunque abbiamo Vergani che può fare la punta e alla bisogna può giocare, ed è anche un prospetto veramente di ottime... Insomma, è un prospetto veramente interessante che potrebbe anche poi al Bologna, magari con la fiducia del tecnico, giocando un pochino, qualche spezzone di partita, prendere il ritmo partita, potrebbe anche magari scoppiare. Oppure, se arrivasse Supriaga, ecco che Vergani potrebbe crescere con tutta tranquillità, Fermo restando che comunque Vergani ha 19 anni, Supriaga ne ha 20, quindi non è che ci sia tutta sta differenza tra i due, secondo me. Cioè, non capisco perché se dovesse arrivare Supriaga, questo dovrebbe essere titolare indiscusso al Bologna, mentre se dovesse venire Vergani, questo avrebbe bisogno di ambientamento e quant'altro. Questa è una cosa che mi sfugge, ma sono i misteri del nostro calcio italiano che tanto ci piace. Allora, fatemi dirmi, mancano 2 minuti e mezzo e poi chiudo, purtroppo per noi avventori, questo video. Fatemi dire però qual era il nome che io consigliavo e che porca di quella vacca, proprio in queste ultime ore è uscito, anticipando così il Luisona Bar Calcio. Il nome che avrei fatto, visto e considerato che Nahuel Bustos pare essere addirittura in orbita a Roma, quindi il Luisona Calcio è luogo dove di calcio se ne sa a tronchi, va bene, me lo concedete. Quindi, in virtù del fatto che Federico Bonazzoli, altro nome che io avevo caldeggiato al Bologna, è fresco di rinnovo con la Sampdoria e la Sampdoria non se ne vuole privare, ecco che il nome nuovo che avrei fatto era Dusan Vlahovic, il nome che Luisona Barcalcio consiglia a Sabatini, a Bigon, a Mihajlovic, a Divaio, e ha saputo di andare diretti su Dusan Vlahovic. E vi dirò di più, così come consiglio caldamente Cistana per la difesa centrale e lo ritengo un prospetto anche superiore a quello che potrebbe essere l'arrivo di Lianco, va bene, vi dirò di più, se dovesse arrivare Dusan Vlahovic, ma molto meglio secondo me, molto meglio, tutto starebbe un attimo a vedere con quali parametri dovesse venire, ma confido in Bigone e Sabatini e soprattutto su una Fiorentina che mi dà l'idea che ultimamente sia un po' come un pugile alle corde, che non sappia bene da che parte andare a sbattere la testa, e io qui mi inserirei, prenderei Dusan Vlahovic con un bel prestito oneroso con diritto di riscatto per il prossimo anno, perché se viene, ragazzi, Dusan Vlahovic, segnatevelo, segna avventore mio, segna, preso, pennarello,
Foglio? Bravo. Segna che Dusan Vlahovic come minimo fa 12-13 gol. Fisso, perché quello lì è un gran delantero, è un gran puntero, è un grande attaccante. Quindi Bologna, se su Priaga dovesse essere difficile, andiamo dritti su Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic è il nome giusto. Mio caro avventore, condividi questo video di fondamentale importanza per il prossimissimo futuro del Bologna Football Club con tutti i tuoi amici. Quindi prendi subito il tuo cellulare e mandalo su WhatsApp, Facebook, Twitter, dove mi trovi, sempre col nome di Luisona Barcalcio. Mandalo a chiunque, fai iscrivere, facciamo crescere il Luisona Barcalcio e facciamolo diventare un'istituzione qui a Bologna per il Bologna sul Bologna. Bene, lasciami anche un mi piacino, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.